soccorso è quella di cercare di dare una risposta ai più svariati problemi che di salute e anche non solo di salute che la popolazione riporta, è un punto di riferimento per tutti questi problemi e va data una risposta medica, va data una risposta assistenziale, va data una risposta anche sociale a volte per cercare di risolvere appunto i problemi delle persone che sono tra i più svariati. Dal punto di vista sanitario la funzione del pronto soccorso è quella di fare la diagnosi, quindi di cercare di trovare il motivo per cui dare una spiegazione al sintomo e nel momento in cui si dà una spiegazione al sintomo, ma se anche non si riesce a dare una spiegazione al sintomo, sicuramente prestare le prime cure e quindi fornire quella che noi chiamiamo stabilizzazione, ovvero la gestione delle funzioni vitali nel minor tempo possibile, nel più breve tempo possibile. Uno ha la febbre, uno ha la diarrea, uno ha la tosse, deve aspettare 3 giorni, e il medico di base gli ha dato l'appuntamento a 3 giorni, e in questi 3 giorni se non assume un antibiotico cosa fa? Va al pronto soccorso. Corsia preferenziale, pronto soccorso. Arriva in pronto soccorso, esami ematici di routine, lastra del torace, eventuale consulenza specialistica, il tutto per 25 euro. Quando fuori un'ecografia, non so, costa 30 e passa euro il ticket. Chi non lo farebbe? Sono convinta che un numero elevatissimo di pazienti si rivolge al pronto soccorso non su richiesta del medico, tanto è vero che va in pronto soccorso senza un'impegnativa, ok? E quindi che ci sia un accesso smisurato al pronto soccorso lo sappiamo tutti e ci rendiamo conto tutti, perché poi a noi arriva il referto, a volte il paziente neanche si presenta più a noi e noi vediamo che è stato in pronto soccorso con una motivazione assai banale. Quindi diamo a Cesare ciò che è di Cesare. Okay. E i medici di base hanno il ruolo di intercettare, deve essere il primo filtro rispetto all'accesso al pronto soccorso, però purtroppo le persone molto spesso in autonomia si recano al pronto soccorso bypassando il filtro del medico di base. Questo, come dicevo prima, perché comunque in pronto soccorso c'è la possibilità di avere più diagnostica, c'è la possibilità, nella testa della gente c'è la possibilità comunque di avere delle prestazioni che sono più complete e quindi la gente alla fine bypassa il medico di base e si reca da noi. Perché un medico di base tiene aperto l'ambulatorio 2 ore al giorno e poi dopo? Chi segue gli ammalati? Se lo apre al mattino, chi segue gli ammalati al pomeriggio? A me piacerebbe tanto che i medici di base fossero controllati per la loro attività, perché al giorno d'oggi ci sono tantissime, cioè penso che la metodologia, la statistica, eccetera, possano permettere a chi noi, ai nostri referenti, diciamo, a chi ci possano permettere di capire chi lavora. Quando sono uscito io, si aggiravo vicino alle 24 ore, stiamo parlando, un afflusso dai 190 ai 200 euro. Adesso ho incontrato la mia collega, detto che quando io lavoravo al pronto soccorso eravamo in un'isola felice. Cioè, quando io e altri colleghi gestivano 220 persone eravamo felici, che c'era da sgamellare, proprio da... Si furiamo se l'orrore. Praticamente passa ormai di tutto, persone che accedono, che vanno in radiologia senza dover aver necessità del pronto soccorso, è diventata quasi una corsia preferenziale per andare verso l'interno dell'ospedale e noi lì ci lavoriamo, noi adesso abbiamo pazienti sistematicamente nel corridoio, dove addirittura a volte siamo costretti a visitare perché siamo saturi. Il sovraffollamento è un fenomeno comune a tutti i pronto soccorso, noi non siamo diversi da quello che succede in tutto il resto dell'Italia e in tutto il resto del mondo. Dal nostro punto di vista organizzativo la risposta che dobbiamo cercare di dare è quella di rispondere comunque anche a queste puntate, però e per questo motivo si sono messe in atto tutta una serie di procedure di tipo organizzativo. Se parliamo di personale,
sapevo per leggi interne attraverso la direzione sanitaria che quattro infermiere, quattro persone si licenziavano, per dire, non davano in pensione, per il resto ne veniva assunto uno solo. Questo a livello nazionale, a livello locale, a livello di tutto. Questo per sentito dire, quindi non posso. Però questo in rianimazione non si coglieva. In rianimazione si faceva fatica proprio a lasciare il personale, questo glielo dico sinceramente, quando c'era qualche personale che mancava. Si andava sempre a pescare nelle cose. Questo succedeva prima, ma quando siamo andati in piastra questo non succedeva perché c'era il personale collegato nel dipartimento di emergenza, sì. Per cui gli infermieri del pronto soccorso potevano andare in rianimazione e viceversa. Allora, siamo di notte in quattro. Ci sono due negli ambulatori, internistico e chirurgico, uno al triage e uno in OBI. Uno al triage. In due lo siamo solo al mattino, dalle 7 fino alle 14 siamo in due, il pomeriggio si rimane in uno solo. C'è il collega che magari ha poco da fare perché in quel momento l'ambulatorio è in soccorso. Devo dire che il lavoro in equipe, che la solidarietà, la collaborazione, questa esiste ancora. Guai se non ci fosse, perché affonderemmo subito se non ci fosse questo. Mie figure sono prettamente un anestesista che mi occupo anche e soprattutto di terapia del dolore, però in un momento come questo le risorse mediche, sanitarie, diciamo, le mediche infermieristiche sono proprio ristrette, quindi dovremmo dedicare anche a servizio e la nostra prestazione all'emergenza territoriale. Dal punto di vista medico la carenza è praticamente cronica e dal punto di vista infermieristico pure si cerca di colmare, di sanare comunque questa carenza, ma il problema più grosso è il turnover, perché un operatore che viene a lavorare in pronto soccorso non è che dedica l'intera vita, non è che uno arriva e poi resta comunque in pronto soccorso per tutta la sua carriera lavorativa, fa un periodo in pronto soccorso, dopodiché naturalmente cerca un reparto piuttosto che un'area meno stressante dove compiere il suo tipo di attività. Noi anziani ci siamo prestati ad addestrare i nuovi giovani, però la maggior parte dei giovani sono persone che vincono i concorsi venendo da giù e appena possono se ne tornano dalla loro parte, non possono lasciare i genitori o la famiglia. E quindi gente che magari viene uno, due, tre anni. Formazione continua. Sì, c'è un turnover bestiale. Che siamo rimasti lì negli anni, li conta su cinque dita, ecco, che hanno tenuto duro e sono lì ancora adesso. La macchina con cui usciamo è attrezzata ad ioni, al defibrillatore, al monitor, al ventilatore, addirittura in certe automediche attrezzate c'è anche l'eco. Riusciamo a fare l'eco sul territorio per verificare determinate situazioni critiche, un emoperitoneo già per dare indicazioni al pronto soccorso ricevente il paziente, guadagnare tempo, questo paziente deve andare al sala operatorio perché è un emoperitoneo importante, quindi non perdere tempo in pronto soccorso per un'ulteriore visita, un'ulteriore esame e mandarlo magari subito in sala operatorio, questa è una cosa fondamentale. Quindi livello secondo me molto alto, in Lombardia soprattutto siamo a un buon livello di assistenza e di fornitura di prestazioni. Prima di arrivare all'emergenza in rianimazione arriva al pronto soccorso e si arriva alla sala rossa, quindi comunque vengono già allertati i medici della rianimazione che è arrivato un rosso, lo chiamavano rosso, quindi tutti i medici che ci sono al pronto soccorso, tutti, di là ci sarà bene. Vengono di là con gli infermieri e tutto il personale della rianimazione e vengono a trattare questo codice rosso. Il concetto di equipa è un concetto estremamente importante, infatti si è superato quella che era la vecchia abitudine dei singoli reparti, dei singoli operatori che qualsiasi divisi o contrapposti o uniti a seconda dei momenti e talora anche dei caratteri. No, il concetto di equipa invece è il concetto di un gruppo di persone con professionalità differenti che lavora insieme in,
per esempio in una sala operatoria per fornire l'assistenza migliore al paziente, quindi dove anestesisti, chirurghi di varie specialità, infermieri professionali, ausiliari, tutti insieme lavorano con l'obiettivo della salute del paziente. Un modo anche di rendere un po' più, chiamiamo un po' più umana forse, la rianimazione, che è un ambiente sconosciuto alla maggior parte delle persone per fortuna, è quello di averla resa aperta per la maggior parte del tempo della giornata. È una cosa che era un percorso che era già stato iniziato e portato avanti prima ancora del mio arrivo in ospedale, ma che ha trovato tutta la mia approvazione. È un ragazzo di Brescia, attissimo, ha avuto un incidente, l'ha avuto qui da noi, è stato ricoverato da noi, è stato trattato, ha avuto i suoi interventi chirurgici, se non voleva avuto a Brescia. Dopo un paio d'anni torna, mi bussano alla porta, io quasi sempre io ad andare ad aprire, mi arriva questo gigante, lì mi fa, e lui da base, ciao Emilio! Io sono rimasto, non lo ricordavo così, è cambiato. Dopo alla fine ho scoperto chi era, anche qui mi è venuto il sangue freddo, perché sono cose belle, non l'ho fatto io guarire, ma è stata l'equipe in generale a fare questo. Un po' di quel paziente lo facciamo vivere comunque dentro di noi, cioè anche se siamo operatori abituati a vivere in rianimazione momenti molto drammatici, le dico che qualche cosina dei pazienti ci rimane dentro, cioè estraniarsi completamente non è umano secondo me, quindi anche magari non ti ricorderai perfettamente il nome o il volto della persona anche dopo tempo, però la vicenda, come si sono svolti i fatti o qualche caratteristica di quel paziente ce lo portiamo dietro. Che sia una cosa razionale, che sia qualcosa di irrazionale, che dopo col tempo magari ricordi e razionalizzi meglio, ma io sono proprio convinto che ogni storia clinica ci arricchisca non solo dal punto di vista professionale, anche dal punto di vista umano.